tecnica buddista di Shaolin e insieme con il pensiero taoista nasce circa ufficialmente 300 anni di storia. Se salire origine nell'epoca della tecnica della Qigong, si chiama Taoyinsu, origine più o meno intorno a 2000 anni fa della storia. Letteralmente significa pugno supremo. Da altro senso ciò anche per dire una atimazziari elevata, superiore. Il Tai Chi Chuan è una atimazziari, è anche un metodo terapeutico e anche una meditazione in movimento. Praticare il Tai Chi Chuan si può mantenere un grandissimo equilibrio interiore, fisico-mentale, perché attraverso della pratica si può arrivare a giungere a un alto livello e soprattutto una grande sensibilità. E così il rapporto fra equilibrio mente e corpo c'è una grande armonia. Nella vita io credo che non può dire che una parola come morbidezza oppure come rigidità, perché io credo che nella vita serve un'armonia, questo è soprattutto importante. E poi per la morbidezza forse in Tai Chi non si usa molto, perché morbidezza non è dello spirito del Tai Chi, perché Tai Chi praticando corpo serve una grande concentrazione, la mente deve essere vigile, però con stesso tempo serve una flessibilità del corpo. E così e usare un'idea, quando noi guardiamo il gruppo che pratica Tai Chi, naturalmente molto lentezza, molto calma, respiro, movimento molto armonia, e vedere fuori così significa che idea di cotone, un fiocco di cotone dentro come c'è un acciaio, significa che devi trovare un punto di riferimento centrale con una grande concentrazione, portare una forza, si chiama Nijin, vuol dire un'energia interiore che trasmette in esterno. E questo forse è l'idea che non può essere durezza che vincere della forza interiore. In questa disciplina molte volte serve e anche cedere, perché noi se facciamo un passo indietro ci abbiamo più tempo a osservare della situazione e può accumulare una grande energia dentro di noi e si può fare un passo avanti quando è il momento giusto. E nella vita quotidiana serve anche fare un passo indietro, è molte volte necessario, perché serve un attimo anche come riposo, un attimo riflessione, un attimo della meditazione. E così, dopodiché, si può pronto agire nel momento giusto. Invece nella pratica del Tai Chi, fate un passo indietro, anche serve utilizzare energia di altro. Nel Yin e nello Yang presentano della filosofia taoista femminile e maschile. Femminile presentare la terra, la luna, e maschile presentare il cielo e il sole. E così nell'universo c'è questo due equilibrio, anche nel nostro corpo ci sono due queste energie, si chiama Yang Qi, Yin Qi. Se noi siamo mare, naturalmente queste due energie non c'è un equilibrio. Se noi siamo sano, e queste due energie c'è un equilibrio perfettamente. E così è molte volte che praticando disciplina come Tai Chi serve regolarmente praticare tutti i giorni, perché è come un cibo da mangiare, che noi carichiamo energia, mangiamo e anche tutti i giorni pratichiamo, serve questa energia, equilibrio di tutti i giorni. Differenza fondamentale fra Tai Chi e fra Kung Fu Shaolin, perché Tai Chi fa parte di uno stile interno. Si usa una meditazione in movimento, si usa corpo in modo rilassato fino all'interno degli organi, mentale e anche fisico. E usava una respirazione addominale
e così trovare un equilibrio interiore. Invece una parte stili della Shaolin Wushu è chiamata come stili esterno. Allora il movimento della Shaolin, della Wushu, movimento è veloce, è movimento espressiva, in modo che fanno della faccia come stacca, della velocità. E naturalmente che radici verrà sempre dalla disciplina come Wushu. Allora io credo che comunque fine queste due cose fra stili interno e fra stili esterno si unisce con una strada, perché spirito è quello. Per raggiungere un alto livello si può fare la lentezza e anche si può fare la velocità. Mantenere questa tradizione cinese in Italia per me è molto importante, perché soprattutto io ho vissuto in Cina, è nato in Cina, vissuto in Cina e anche vivo in una filosofia di tutti i giorni, e così per me è importantissimo portare questa tradizione e questo pensiero, filosofia cinese della ricchezza in Italia, per farlo conoscere ai popoli italiani e avere una ponte del scambio fra Cina e Italia. E attraverso questa conoscenza di questa disciplina si può avere uno scambio culturale e anche conoscenza della filosofia, del pensiero popolo fra cinese e fra italiani. In Cina le donne sempre fatto arti marziali, perché per noi nel salire dell'epoca come leggenda i donne sono molto bravi sul campo delle arti marziali, e per le cinesi è normale. E non ci sono un confronto, arti marziali soltanto fa la maschio, non fa femmina. E per noi è per una, trovare un benessere, trovare una sicurezza, equilibrio interiore, trovare un spirito nel movimento, nel corpo, nella vita quotidiana, e pratichiamo tutti quanti. Io penso che donna oggi praticare questa disciplina delle arti marziali, soprattutto per non avere della paura e non avere forse più che per avere una sicurezza. Questo forse oggi donna voleva avvicinare questa disciplina, tenere un equilibrio interiore, ma soprattutto una sicurezza su se stessi. Una filosofia. Una filosofia della vita.